Che cosa tratta il film? Il film tratta un po' il racconto, un racconto di una storia veramente accaduta in questa zona della Sicilia, fra gli anni 50 e gli anni 60, quando migliaia di bambini venivano ricoverati in uno strano posto. Voglio lasciare un po' il suspense perché è anche un giallo. Era l'epoca in cui 500.000, nel solo anno 1960, 500.000 siciliani emigrarono. In Italia c'era fame, povertà, disperazione, anche se eravamo già quasi 10 anni oltre 10 anni dalla guerra. Mentre nel nord Italia si sviluppava il boom economico, qui c'era il massimo della emigrazione. Emigrazione che ha provocato l'abbandono per certi versi di bambini fra i 6 e i 10 anni perché non potevano seguire i loro genitori all'estero, all'epoca era vietato portarsi con gli emigrati i minorenni. Per cui questi bambini devono trovare una collocazione e purtroppo molti bambini siciliani hanno trovato collocazioni sbagliate, dove hanno subito violenze, hanno avuto traumi da cui molti non si riprenderanno più, molti sono ancora vivi, molti li conosco, li ho conosciuti, li ho intervistati, adesso vedrete nel trailer qualcuno di loro. Poi per motivi di finzione, per la fiction cinematografica, abbiamo inventato una storia, un giallo, la ricerca di un mafioso che lasciò anche lui per emigrare in America, fuggiva perché era stato uno dei protagonisti di Portella della Ginestra, fuggiva in America, lasciò suo figlio di 10 anni qui, il ritrovamento di questo suo figlio fa svelare il mistero per cui 200 persone l'anno per circa 20 anni, sono bambini ovviamente, sono stati ospiti in questo posto che per molti di questi bambini resterà un posto maledetto. Perché ha deciso di produrre un film su questa parte di storia siciliana? Perché è un bel film, perché è un film che non parla di mafia, è un film che parla della Sicilia, è un film che parla di un'assistenza, diciamo, silenziosa a favore di questi bambini che avevano grandi difficoltà. La storia è intensa, ecco perché io ho deciso, oltretutto poi leggendo il libro di Carmelo Miduri, me ne sono proprio completamente innamorato, è una cosa che va oltre la semplice operazione cinematografica. Quando uscirà? Quando uscirà? Noi speriamo di portarlo, allora, in esecuzione, cioè noi dovremmo iniziare le riprese verso ottobre, dovremmo. Il grande problema sono i bambini, perché cercare 70-80 bambini disposti a pelarsi la testa è estremamente difficoltoso. Raccontiamo una storia di circa 500-600 bambini che stavano in quel tracomato ossario, per cui è difficile. Poi girare con i bambini comporta delle difficoltà anche logistiche. Per cui rispettando alcuni tempi siamo pronti per st'altr'anno sostanzialmente, anche perché io vorrei portarlo all'American Film Market perché questo è un film coprodotto con il Canada. Sindaco, anche lei è presente qui alla presentazione del film che parlerà di un istituto di Bivona che ha ospitato tanti bambini tra il 1950 e il 1960. Sì, stiamo parlando di un immobile enorme che è a Monte di Bivona, dentro il Parco dei Montesicani, che venne realizzato con i fondi del Piano Marshall degli Stati Uniti d'America per curare la malattia del tracoma, una malattia che in realtà importarono i militari anglo-americani dalla stessa Africa, una malattia che in Sicilia comunque era presente nelle zone dove c'era più povertà, dove c'era indigenza, dove mancava l'acqua, le fogne. Per cui venne costruito per questo fine e gestito dai Cavalieri di Malta. Ma in realtà poi diventa, come racconta l'autore del libro da cui è tratto il film, I bambini della Croce Bianca, diventa in realtà un luogo dove ricoverare e dove dare da mangiare e assistenza a bambini che venivano in situazioni di disagio familiare, di povertà, di criticità. È il racconto di una storia che intreccia la storia, se così posso dire, cioè di
degli americani che realizzano con i fondi, i loro soldi, questo immobile, il primo immobile credo in una parte della Sicilia fatto in cemento armato, 90 ettari di bosco, utilizzano l'amenità del luogo, l'acqua, i boschi, la salubrità dei posti, e poi ovviamente si occupano dentro il dolore di bambini, che i bambini comunque possono stare nelle migliori località del mondo, il posto a loro più adatto è quello di essere vicino al grembo della mamma. Per cui a noi serve, e io ringrazio per questo Midure Ghezzi, produttore e autore del libro, per raccontare anche quei luoghi che sono i luoghi dove oggi si vive, c'è una qualità della vita molto alta, non a caso abbiamo diversi centenari nella zona, ce l'auguriamo diventi anche come dire, presentazione del Parco dei Monti Sicani, dell'itinerario Merosalie, del distretto turistico Bivona con tutto ciò che ha attorno di alta qualità, penso alla piazza di Nuovo Cinema Paradiso di Palazzo Adriano, così come all'eremo della Quisquina e così come a tante bellezze che stanno sostanzialmente nell'area dei Sicani. Quindi una grande occasione per, attraverso una fiction, attraverso un film, di presentare ciò che siamo e come viviamo.